piantumati due alberi nel parco di Piazza Adda. Nel ricordo del giornalista Dino Cartia, 10 anni dalla scomparsa, l'Associazione Siciliana della Stampa di Siracusa, in collaborazione con il Comune, ha piantumato due alberi nel parco di Piazza Adda, intitolato allo stesso Cartia. Sì, quest'anno abbiamo voluto celebrare questa data, sono 10 anni dalla partenza di Dino, piantumando due alberi di Jacaranda qui all'interno del parco che è stato dedicato a lui nel 2019. Ci è sembrato anche un modo così concreto, tangibile, di dare un segnale di vita all'interno di questo parco. Albero significa vita, significa anche crescita, significa rimettersi insieme attorno ad un luogo che anche a lui era caro, e quest'anno come giornalisti siracusani, come Assostampa, abbiamo pensato sì, a questa iniziativa e anche alla famiglia che sulle panchine di questo parco questa mattina ha distribuito dei libri che arrivano proprio dalla biblioteca e dalla casa editrice di Dino Cartia. Il mio impegno è quello di... è un po' difficile, perché per me principalmente, come ho detto molte volte, è mio padre, quindi ho un dolore, un affetto un po' particolare, però io so che lui, come ha fatto per tanti personaggi di Siracusa, avrebbe desiderato che anche lui avrebbe avuto il giusto, diciamo, la giusta attenzione. E quindi abbiamo iniziato questa iniziativa di lasciare libri nelle panchine del parco, e successivamente abbiamo un'altra idea di creare una libreria, un casotto in legno, dove si potranno scambiare i libri, anche libri per i bambini, visto che questo è un parco per i bambini. E ho saputo l'altro ieri che avrebbero piantato questi alberi di Jacaranda, sono stata molto felice, anche se documentandomi i fiori sono delle campanelle viola, e per papà il viola era un colore completamente da eliminare perché non portava bene nello spettacolo e in televisione. Sono un po' emozionata perché non sono felice, ma insomma oggi per me, per noi, per tutta la famiglia è una giornata un po' particolare, e io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, sono venuti anche amici miei che non vedevo da tanto tempo, e quindi è stato un modo per ritrovarci, e sono sicura che lui sta circolando in mezzo a noi in un modo o in un altro. Io spero di non che insomma di avere un aiuto anche per poter continuare a portare avanti dei progetti sempre riguardando i giovani.